Volevo presentare con due parole Anitel a chi non la conosce ancora, no? Portando saluto di tutta la community, no? Che è qua rappresentata nel meglio, nel senso che sono tutte quelle persone che danno l'opportunità poi agli altri di condividere esperienze. Ecco, noi abbiamo iniziato questa strada dal 2000, così, un po' come cani sciolti, un po' disperati, alla ricerca di qualche sicurezza o certezza che allora non c'era, perché erano le prime esperienze di, diciamo, formazione blended, che allora per gli italiani era sconosciuta. E in mezzo a tante difficoltà, siamo sopravvissuti e ci siamo, diciamo, riuniti, abbiamo unito le nostre forze per non soccombere, anche rispetto a, diciamo, delle organizzazioni, veramente forti, soprattutto verticistiche, che proponevano tutto dall'alto. Così è nata la nostra community, che pian pianino è cresciuta, fino a diventare, si è formalizzata poi nel 2004 in associazione, ufficiale, per poi arrivare nel 2007 al riconoscimento ministeriale, in base al quale noi possiamo accreditare i nostri corsi. Ecco, questo è un risultato molto importante perché, diciamo, il bonifico che noi chiediamo, quel piccolo contributo dei 30-60 euro, non sono tanto il costo dei corsi, perché quello sarebbe molto più elevato, considerata l'esperienza e la capacità dei tutor che ci lavorano, che sono tutti tutor qualificati e sono anche delle graduatorie nazionali e ministeriali, quindi non, diciamo, sono così improvvisati. Ma è un aiuto che date all'associazione, a questa piccola community, che ormai ha raggiunto i 2000 simpatizzanti tra soci e iscritti, proprio di sopravvivere, perché essendo una, diciamo, associazione, ha delle regole ben precise che non decide lei stessa, ma gli vengono imposte dallo statuto delle associazioni. Cioè noi dobbiamo avere ogni anno un bilancio perfettamente a pari, e questo comporta il dover pagare le spese fisse che in un anno superano i 2000 euro senza fare nulla, no? Ma sono tutte le burocrazie previste per legge. Ecco, questo quindi il primo ringraziamento, oltre che ai tutor che consentono la distribuzione di queste esperienze, va anche ai corsisti, ai nostri colleghi che offrono questo, diciamo, obolo proprio per la nostra sopravvivenza. Chi di voi è un po' esperto, bazzica nei mondi virtuali o, diciamo, delle community, di apprendimento, avrà capito come è diverso il valore di apprendere in modo isolato e di apprenderlo invece in comunità. È totalmente diversa anche la qualità e la profondità del sapere che uno immagazzina. Cioè, il sapere non ha più un valore soggettivo che si spende per se stessi, ma ha un valore sociale che si distribuisce all'interno di un gruppo. E insieme siamo cresciuti, diciamo, molto in questi, diciamo, ultimi anni. Quindi, nel ringraziare di nuovo tutti i partecipanti, sia come corsisti, sia come esperti, che mettono proprio, diciamo, distribuiscono, ridistribuiscono le loro competenze gratuitamente. Tutti noi stiamo lavorando gratuitamente, questo bisogna precisarlo. Passo quindi la parola al tutor che stava parlando, cioè a Rudy. Buonasera a tutti.